Eccoci qui su Potere Robotico, abbiamo una ristampa di un prodotto uscito tanto tempo sono. Questo chiamiamolo Continuity Z1, si chiamava Mind Wipe. Invece il nome che gli ha attribuito la fanstory è Dracula, perché effettivamente è un po' draculone. Essendo un po' un pipistrello, Dracula ci può anche stare come nome. Però cosa notate di questa scatola? Allora, noto che è più grossa Sì. e che questo disegno non è di Johannes. E questa è stata già la prima avvisaglia su questo prodotto. E quando è arrivata la scatola, però bella grossina la È scatola, grossa, bella anche tosta. tosta. Poi vedo il disegno. E dico, non è lui, non è il Qua c'è nostro. del guzzo. Adesso poi vi dirò anche chi era il disegnatore che me l'aveva detto anche Johannes, eccetera. Cioè, per me non c'è paragone. No, ma si nota da subito. Cioè, proprio non c'è, già qui, e il tuo appeal Un po' cade. già un po' cade. Però dici, vabbè, tante fan story. Vabbè, fantoys, Cioè, già mi hanno fatto tre breaker con quella scatola, ok, o l'hanno fatto ci anche. sono Sa. abituato. Sì, può succedere. Cioè, Può sulle scatole succedere. si può. Hanno già fatto vedere che possono sbagliare, eccetera. Però dopo poi vai a tirarlo fuori e cosa ti viene Un fuori? Ti uccellone. viene fuori un pipistrellone. Sì. Viene fuori da pipistrellone? No, viene fuori Da da robottone robottone, come qualsiasi fan story, però dopo poi lo vedremo. Robottone, i materiali ci sono anche, però quello che non c'è è che in questo caso, secondo me, la qualità non è a livello del solito, cioè almeno la qualità sì dei materiali, la realizzazione tecnica invece, secondo me, lascia un pochettino a desiderare. Almeno a me, tra l'altro, anche questi dettagli qui che mi ricordano un po' la Can Toys, di questi adesivi, di queste decalcomanie, per carità, fatte finché bene, applicate bene finché volete. Questa parte plasticose, che il Ma lui colore. fa parte di quei Transformer che hanno la testa che si Sì, lui è un trasforma. Headmaster, Ah, lui ok. è uno dei. Allora, nella serie Headmaster, che era la quarta stagione della cosiddetta Continuity G1, avevamo il quartetto Autobot più Fortress Maximus, mentre nei Decepticon avevamo il terzetto, tra i quali c'era lui, il Lupacchiotto e l'alligatore Skullcruncher, che abbiamo già visto. Skullcruncher è eccezionale. Questo qui è venuto peggio anche perché è la ristampa di un prodotto uscito 4-5 anni fa. Quindi, i 4-5 anni, Contano. sì. Si può anche invecchiare male e lui, secondo me, è tra quelli invecchiati un po'. Così così. Ma cos'è che non le piace di questo pipistrellone? Il Allora, fatto che c'ha tutto il bagaglio dietro? non mi piace come è stato realizzato. Vede anche questo bagaglio dietro qua, questa plastica con questa verniciatura, ti dà quasi del prodotto cheap, non del prodotto premium con il quale siamo. Cioè, poco fa abbiamo visto Phantasm. Sì. Secondo me su un altro pianeta, No, sì, dovrei vedere il robotto però. Voi fra un anno secondo lo Sì, vedrete, sì. e anche la recensione continuerà fra un Certo, anno certo. secondo, e lei dopo poi ci darà anche la sua valutazione, però vede anche dietro. Non le piacciono le ali, via. No, ma non mi piace tutto, non mi piace anche questi piedini Vabbè, c'hai i qua. piedini del come si chiama? Del pipistrellino. Sì, però non lo so, da fare Un storia pipino. mi aspetto che tutte queste piccole problematiche te le risolvi e ti faccia dire, oh, che bello. Invece vedi anche qui sul fianco com'è questo braccio qua. No, non mi casa, anche la testa, dai, su. Vogala. Sì, è una Pipistrella. testa, sì, però non c'è quella qualità solita che percepisci, o almeno io la sensazione che ho è che ti aspetti da fanstoy. Adesso qui un attimo Draculino lo appoggiamo un attimo e andiamo a vedere il suo Headmaster, Sì. che è il robottino che rappresenta la cosiddetta bagnoccola e la Sì. parte pensante. Cioè, questo, fondamentalmente questo qui è un accessorio per Certo, lui. È certo. chiaro che così da piccolino, con Avevano anche dei dimensioni. nomi, mi sa. Forse no.
Beh, era sempre cioè quello originale. Ah, era sempre quello? Credo di sì. Secondo me che sì. Il nome aveva un, cioè la testa aveva un nome diverso dal robot dopo. Beh, no, 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 perché Fortress anche la testa è sempre Fortress. Poi diventa Maximus quando si combina con l'astronave. Mm. Però è sempre Fortress. Mm. Chrome Dome è sempre Chrome Dome. Mindwipe è sempre Mindwipe. È lui Mindwipe. È lui, è lui. Arriva. E quindi e c'è faccione dietro. Sì, esatto, qui basta poi soltanto ad appoggiare il braccio, no? Fate così. Fate così. Adesso se ci riesco con ecco, le gambe le fate salire come giocattolo. Come giocattolo, qui vedete, la testa non è neanche male con questo visore un po' alla Devastator e il punto di aggancio è rappresentato poi dalla testolina, come certo. Poi era anche nella cosiddetta serie normale. Mm-hmm. La trasformazione da alt mode o da beast mode, perché comunque è il suo alt mode, per trasformarlo in robot è molto semplice, non c'è assolutamente non ci sono quasi difficoltà, siamo quasi a livelli Hasbro. Sì, sì, dei giocattoli. Sì, 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 ci sono modelli invece che hanno fatto che fanno bestemmiare ben di più. Questo è bello semplice, io praticamente da portarlo da robotto ad alt mode in pochissimi passaggi lo si fa. Poi se uno lo vuole palpeggiare, sì, il metallo c'è da Fans Toys, se uno palpeggi il lobo, però per tutto il resto vabbè, però via, no, no, c'è il peso, c'è tutto. Però se adesso mi ricordo è che sia un accrocchio più che un pipistrello. Però se poi mi ricordo quando lo metteremo in robot mode, mi ricorderò di prendere su anche Skullcrancher, vedrete una differenza secondo me che è abissale. Mm. Vi è offerto in dotazione poi un display stand per poterlo, perché lui da solo così ficcarcelo, lui è un po' cagare, così, cioè sta così, non riesce a stare in equilibrio, e cioè lui gli perforate il gnao e ci sta. Non è orientabile, però se state dritto per dritto, yes, lo prende in quel posto. Gli altri rimangono sotto. La card con le sue caratteristiche, vedete che comunque proprio coglione di peso non è, perché ha okay, 8, sì. 6, 7, 5, 7, 8, 7, 9. Effettivamente per essere un headmaster, tu per essere un headmaster devi essere uno gagliardo. Anche se lui forse è quello che... è più stupido. In realtà allora più stupido era il coccodrillo. Ah. Lui è quello che usa anche le onde psichiche. Sì. Dovrebbe essere, tra virgolette, forse anche il più intelligente del gioco. Poi c'è il lupo che è forse il leader di quel gruppetto. Anche se tutti e tre fanno comunque sempre figure. Sì. Guardavo solo un dettaglio, poi dopo passiamo alla modalità robot mode. Se si apre la boccuccia. E secondo me l'apre, sì. E vedete tutti i dentoni da coglione. Sì. Con la bocca aperta, provi a mettere dritta la testa, lo provi a impiccare. Secondo me con la bocca aperta guadagna qualcosina, ma forse diventa un filo più cattivo. Sì, guadagna qualche punto. Vabbè, poi vedete che lì c'ha la sua cabina di pilotaggio che sì. Non so quando vola, se tu non ci vede in casa. Sì, ok, ci avrà magari uno schermo. Comunque vabbè, adesso vabbè. Andiamo a vedere questi dettagli. Dai. Ci vediamo fra un anno secondo. Certo. Bene, eccoci qui dopo il nano secondo, la trasformazione in modalità robotica. Allora, ma che bestia, vabbè, comunque mi dica. No, il mio disappunto. Questo disappunto, Colpa mia, nel senso che l'altra volta che non serviva un cazzo, serviva per il robottone dell'anno, Skullcrancher, l'hanno preso su,
Ah, sarebbe il suo socio. Vabbè, per almeno fare un minimo di comparazione. Ma credo che verrà perdonato. Ma sì, no, vabbè, però che beh, proprio mi è andato giù di mente, proprio vabbè, pazienza. Dovete perdonare Sensei. Sì, ma giusto per farvi anche cercare di capire, non è facile dal video la il suo disappunto. Ma a parte quello, no, ma la differenza che c'è stata nel corso degli anni anche da parte di Fanstoy, che probabilmente come casa costruttrice di robottoni secondo me è migliorata molto, probabilmente 6 anni fa più o meno quando era uscito questo Dracula alias Mindwipe sicuramente mi avrebbe stupito, mi sarebbe piaciuto molto. Adesso che lo vedo e sapendo quello che si può fare, ecco, a me questo è stato uno dei anzi penso che sia stato il primo prodotto Fanstoy che mi ha deluso. Purtroppo mi ha deluso profondamente, sicuramente il miglior Mindwipe sul commercio, anche perché probabilmente è l'unico, a parte forse un Hasbro. Hasbro forse sicuramente Hasbro, li ha fatti, sì, cioè Hasbro sì. O Takara nelle precedenti sì. Sicuramente l'hanno fatto. Poi c'è sicuramente il vecchio Vintage, eccetera, però purtroppo, cioè, o per fortuna, a livello di masterpiece, third party, eccetera, questo è l'unico che c'è. E quindi uno dice, beh, vabbè, intanto casco in piedi perché cado su un Fanstoy, quindi teoricamente la scelta dovrebbe essere buona. Il prezzo non è neanche di quelli più esagerati, perché si parla comunque di attorno a $159, quindi è una fascia di prezzo che è ancora accessibile. Il metallo comunque ce n'è in quantità, perché il peso, però questo suo modo di essere secondo me è un po' sgraziato, un po' antico. Sì, è decisamente antico. Perché se noi qui avessimo, purtroppo, e dovete perdonarmi un'altra volta, Skullcruncher, si vedrebbe la differenza, non magari a un occhio non che magari non gliene frega niente, non lo vedrebbe, ma uno che è abituato comunque, sì, cioè la differenza secondo me è come del giorno alla notte. Cioè Skullcruncher è un pezzo della Madonna, e che è anche vittorioso di una nomination, cioè più che di una nomination, di un proprio robottone, cioè Transformer dell'anno. Sì, esatto, esattamente. È chiaro che ad esempio non avevamo premiato, era Skywarp quello, il remolto, forse sì, perché sì, Thundercracker era già, che comunque mi sembra che fosse dell'anno precedente, anche se noi l'abbiamo preso comunque. Per me Skullcruncher meritava la premiazione che ha ricevuto. Poi dopo è chiaro che il gusto è soggettivo, lì è del tutto personale. Però purtroppo invece questo qui non ti gusta, non ficca, ma anche vede le braccia, ma anche la plastica che è stata utilizzata, cioè non ti sembra proprio un Fanstoy questo, ti sembra, è che io, come mi diceva Johannes, è di 6 anni fa, quindi effettivamente a livello di ingegnerizzazione 6 anni sono tanti, soprattutto anche per una casa non ufficiale. Quindi da allora la Fanstoy comunque ci ha deliziato con dei pezzi superbi e è migliorata di volta in volta. Sicuramente a livello di sculpt della testa, ottimo. Lo sculpt della testa, poi vabbè, adesso non voglio fare una, ma c'è da dire anche che meglio che abbiano toppato su questo che su qualcosa di più importante. Questo tutto sommato chi se ne frega, cioè, no ma certo, però è chiaro che questo magari di un Optimus Prime in collezione, uno che magari può avere più di uno, di questo io consiglio di averne uno magari più bello. Purtroppo è che questo, se un'altra casa lo farà in linea master, non potrà che batterlo, perché e ho un po' di timore, anche se non sono riuscito a fare il click sul lupetto, perché quando la Show Z ha messo i preordini in un anno secondo sono stati esauriti, sono riuscito a cliccare su di lui, ma il lupetto mi è scappato di mano. Ma il lupetto era anche lui un po' vecchietto? Sì, infatti per quello mentre invece, perché praticamente per completare questo terzetto sono passati 6 anni.
E quindi magari c'era chi aveva anche perso la speranza di vedere questo terzetto completo, e naturalmente soprattutto il lupo, ma anche questo erano andati a quotazioni altisonanti, e quindi io mi aspettavo, vabbè, ok, sarà un po' vecchio, il soggetto non è dei miei preferiti, però se è anche andato su di quotazione vuol dire che è il soggetto veramente meritevole. Comunque vi ho aperto il petto per farvi vedere che comunque quando l'Headmaster si conficcava nel corpo del pipistrello, il petto, venivano fuori le caratteristiche del soggetto in questione. Adesso l'intelligenza non è un gran furbaccione, la sua caratteristica più è la forza e la velocità abbastanza buona. È chiaro che il terzetto è stato completato, invece degli Autobot il primo Headmaster che è stato fatto, sappiamo già che è Fortress Maximus, anzi Fortress il Maximus forse verrà Maximus. E poi dopo il prossimo sarà Duobot alias Chrome Dome. Questo era il terzetto degli ignorantoni. Sì, mancherebbe, poi il quale si completerebbe con un quartetto, perché c'era il draghetto? Varak, Skorponok. Ah, ok. E poi, ma quello siamo a posto, no? Allora sì, quello saremmo a posto, non sarebbe, diciamo, in però vedete, sì, è vero, e poi c'erano Ape Face e un altro soggetto che non c'era, diciamo, un contraltare a livello degli Autobot, che anche loro erano degli Headmaster, avevano la tripla trasformazione, mentre invece loro, come gli Autobot, avevano solo Alt Mode e Robot Mode, mentre invece gli altri due Decepticon, che uno era Ape Face, l'altro non me lo ricordo come si chiamava, e avevano la tripla trasformazione. Di quelli lì c'è una versione della KFC che a livello di sculpt non sarebbe neanche male, ma a livello di plastiche io la KFC Tipo Hasbro, ma no, molto peggio. La Madonna, cosa c'è? Un ovino? Cioè plastica orrenda. Comunque, livello di articolazioni, vedete che comunque sono belle rigide e belle compatte, come ci si aspetterebbe almeno da questo punto di vista di un fanstoy. Vedete che se io lo faccio, vabbè, un po' la gambetta d'indolla, però comunque sia a livello di braccia, occhio la testa, la che testa, si è stata via vergognosamente. Sì, anche perché l'attacco non è dei più solidi. Vabbè, anche a livello di spalle c'è il movimento a scatto, mentre invece a livello di gomiti c'è lo snodo molto rigido, che okay, probabilmente se uno continua a sollecitarlo sicuramente porta un po' un vuoto qua. Sì, infatti, ma anche quello è una cosa, una certa violenza. Sì, è molto brutto anche quello. Vabbè, qui dietro vediamo che c'è comunque sempre la cabina, tra virgolette, di pilotaggio, quella abbastanza carina, con anche i comandi a vista. Però ripeto, questo è veramente per gli ultra completisti. Io speravo di trovarmi di fronte a di meglio. Tanto alla realizzazione, ma allo sculpt vero e proprio, perché i materiali tutto sommato ci siamo, anzi, se lei prende il pesone e facciamo la straccio bilancia, vediamo subito che il peso, un attimo, cioè, perché credo che sia in centilitri. Che bestia. Ecco, aspetta, sì. Però facciamo la tara, giusto, vai, 643 grammi. Beh, vabbè, comunque no, ma ciccione, se uno lo prende in mano sente adesso Skull Cruncher forse era leggermente più però onestamente non vabbè, comparazione però. Di dimensioni con Optimus Prime, vedete che che ha deciso di tenersi il cappelletto. sì, assolutamente. Era felice di tenersi. Assolutamente sì, però vedete che questi Headmaster avevano un'altezza leader, per intenderci, e quindi la Fanstoy l'ha rispettata abbastanza bene,
e direi che ci siamo. Fortress è un leggermente più alto, adesso vedremo un po' come saranno anche gli altri, se verranno fatti, che secondo me Chrome Dome siamo lì? Siamo pronti, secondo me, se o prima appena dopo il capodanno cinese. Adesso vediamo quali saranno le prossime uscite fan story. Però vabbè, l'altra cosa, vedete che il nostro Gigiotto comunque è un po' villanzone. Non so se la scatola era già stata vista, però la facciamo rivedere, che niente rispetto a quelle di Giovanni. Beh, vabbè, insomma. Secondo me era già stata vista, però non ci siamo. Sì, comunque l'avevamo già visto. Vabbè, sei anni fa non c'era Johannes, sai. No, l'unica, diciamo, a bordo della. Come si può della dire? Corazzata fan story, sì, fan art, adesso non so come designer, sì, si dice sì, così, non so, beh, designer delle scatole, le scatole, sì. E, vedremo poi successivamente un altro prodotto di 6 anni fa della fan story, che però quello ficcherà molto di più, quella Madosca, che poi tanto l'avete già visto nel puntatore del robottone dell'anno, quindi... Ah, l'anteprima, esattamente. L'altra villica cosa che c'era in dotazione nella scatola, che era abbastanza generosa, è questo display stand, che nelle vecchie uscite fan story era probabilmente sempre presente. Ma questo ha un senso, perché lui è volante? Sì, soprattutto per il discorso alt mode, lui lo puoi ficcare anche a robot mode, certo. Però anche nell'uscita che arriverà anche lì c'era. Ah. Mentre infatti lì ho detto, secondo me allora nelle vecchie uscite c'era, poi dopo i villanzoni hanno alzato il tiro e tolto un accessorio che comunque non poteva essere tanto male. Sì. Cioè il display stand può sempre serve fatto. Sempre. Poi dopo se uno non lo usa, bene, ma... Ma avercelo comunque è un plus, anche perché poi dopo i maledetti lo vendevano a parte per $29. Ma no, maledetti. Per quello le dicevo che sono un po' dei maledetti. Allora, Mind Wipe alias Dracula, che se comunque sia voi volete completare o... Show Z penso che sia ancora disponibile, fate ve lo qui. Cliccate se no per fare, se no attendete chi ve lo farà meglio, però alla fine si possono anche integrare di serie di case sì, diverse, sì, sì, se che... poi dopo l'altezza è più o meno quella sì, almeno l'idea dovrebbe essere quella. Comunque Skullcancer ha provato, lui un po' meno, comunque impatto estetico, anche i colori non è che mi Non l'aggradano. No. Quindi? Io lo dico piano, 5,5. Non mi... Materiali, ok. Pesantone. Sì, poi vabbè, anche nell'impatto estetico il buco che c'è dietro. Sì. Poi un po'... No, vabbè. Insomma, non le piace. Anche i piedi lì dietro, vabbè, anche questi... Vabbè, comunque materiali, l'8 ci sta, verniciatura non esaltantissima, perché insomma anche gli ultimi pezzi anche a livello di verniciatura molto molto meglio, comunque 7,5, ma sarà anche dovuto al fatto dei colori brutti, lui era così, sì, la viola, lilla più che viola, sì, poi con il nero, con questo color mattone sulle ali, insomma la bellezza non era il suo forte. Posabilità, sebbene diviso, almeno lì si sa. Mediocre, una posabilità mediocre. 6. Sì. Accessori, ma qui c'è il display stand, la card c'è, istruzioni. Pistoletta. Vai, LED Master. Questo non ci fosse sarebbe un problema. No, ok, sì, però vabbè, che ti fa magari vari gimmick. Che... Trasformazione. Ma dovrebbe essere semplice comunque. Allora, è passato. Ci sono alcuni passaggi che fanno un po' ostiare, soprattutto anche mettersi lì le ali per ripiegarle. Ho dovuto. Comunque 6,5 glielo diamo. Confezione. No, certo, allora no. No. Cioè sarebbe anche cicciotta, sì, ma il disegno è brutto. Almeno anche una scelta di colori un po' tenue, che non ti colpisce no, bene. Per niente. Anche la scritta Dracula, è scritta male. Sì, sì.
Vabbè, d'altronde è questa. Confezione, il 6 perché sto di proprio manica, tirato, sì, manica larga, incazzatura, beh no, onesto, non fa incazzare. 4 ogilità, è l'unico che c'è, se fosse stato realizzato un po' meglio magari sarebbe stato anche più ogivante. Gli do un'ogilità di 5. Rapporto qualità prezzo è paragonata ai tempi attuali, $159 per 650 grammi di metallo, peso, 6 mi sento di darglielo. Sì. Giudizio finale, però non arriva alla sufficienza. No. Vabbè, non sia così disperata, non si disperi. No, sono un po' dispiaciuta per mica tutti, non tutti i robot vengono col buco, no, diciamo. Questo qui è venuto col culo. Giudizio finale do 5,5. Lo boccio. Sebbene pensate che è il migliore sul mercato. Se questo ha fatto. Pensate che è il migliore. Adesso, però, cioè, non dobbiamo essere così disperati, perché comunque è un robot secondario questo. Pensa se avessimo fatto di merda un Optimus Prime. Sì. Però lei dice, ce ne sono talmente tanti che chi se ne frega. Ma guarda, sì, però, sì, però è chiaro che se noi andiamo. È però uno rimane deluso lo stesso. Cazzo, Fantos mi fa un Optimus Prime di merda. Vede, però le cose vorrebbero viste sempre al tempo. Sì, è vero. Perché se noi adesso non avessimo a prendere. Magari 6 anni fa sarebbe stato bello. O sì, comunque sì, più accettabile. Sì. Perché se noi andiamo a prendere l'MP10, l'MP44, sì, figa. Sì, sì. C'è una bella sola. Ti viene da vomitare. Vomitare no, però no, e quindi potrebbe essere anche qui la stessa cosa, la stessa solfa. Comunque, purtroppo, preso oggi, con gli occhi di oggi, sapendo quello che c'è sul mercato che è stato fatto, bocciato. Va bene, alla prossima, ragazzi.